Ciao, sono Attilio Cordaro di laurearsilavorando.com e in questo video voglio rispondere alla domanda che mi ha fatto la nostra studentessa, una studentessa che ci segue da un po' di tempo, che ci chiede come posso preparare tre esami universitari assieme senza morire? Una domanda che mi ha fatto anche sorridere per il grado di crisi che manifesta, ma insomma darò una risposta in questo video e credo che comunque la risposta sia utile anche per altri studenti che si trovano in questo momento a studiare sotto esame, insomma. Hanno un po' di gatte da pelare, ecco. Se è la prima volta che vedi questo video da questo canale YouTube, se mi stai guardando YouTube, mi raccomando iscriviti al canale Laurearsi Lavorando. Qui è dove diamo strumenti, tattiche, strategie che ogni singolo giorno possono aiutarti, se sei uno studente lavoratore, quindi se studi e lavori contemporaneamente, a velocizzare il tuo percorso universitario. Se invece mi stai guardando da Facebook, mi raccomando metti like alla pagina. Commenta e condividi questo video con altri studenti universitari lavoratori come te. Allora, andiamo quindi alla domanda che ci ha fatto questa nostra studentessa. Come puoi riuscire a preparare tre esami universitari o più senza schiattare, senza morire, e riuscirli però ovviamente a prepararli assieme in vista della sessione? Allora, andiamo però al cuore del problema. Io ti prometto che risponderò a questa domanda, ti darò degli strumenti pratici per poter preparare e organizzare lo studio. Però andiamo al cuore del problema perché, come sai, come per quanto riguarda il rapporto medico-paziente, un medico va sempre alla fonte del problema, alla fonte, diciamo, della situazione di disagio, anche noi dobbiamo andare alla fonte. Alla fonte che cosa c'è? C'è sicuramente un'organizzazione un po' traballante, perché tu dici senza morire. Senza morire significa che tu in questo momento stai sostenendo tre esami universitari e sei particolarmente stressata. Sei stressata, non sei sicura che ce la fai, che ce la farai quantomeno, che ti senti rincorsa dalle materie e dal tempo. Il tempo non basta mai, ci vorrebbero giornate di 48 ore. Le materie sono difficili, magari ti mettono proprio in crisi e non ti fanno essere sicuramente serena. E quindi diciamo sei particolarmente stressata e ansiosa per questo aspetto qui. E quindi questo da cosa dipende? Dipende dal fatto che ti manca l'organizzazione del tempo, ti manca una gestione del tempo e sicuramente hai un'organizzazione dello studio davvero precaria. Probabilmente utilizzi uno di quegli strumenti praticamente che molti studenti universitari utilizzano, quelli che quantomeno non hanno risultato all'università, come ad esempio la tabella di marcia. Cioè prendi il numero di pagine, le dividi per il numero di giorni, così sai che devi fare X pagine al giorno per X giorni. Ma strumenti come questo sono totalmente inefficaci perché non prevedono, per esempio, che ti possa capitare un imprevisto. E quindi, ovviamente, quando ti capita, tutto il piano bellissimo che ti eri fatta in questo caso, va a puttane, cioè va a rotoli, quindi non puoi seguirlo. E ovviamente devi rinunciare. Questo significa che rinunci a delle materie da preparare. Quindi vai all'esame. Ovviamente preparata un po' ad catsum, cioè quanto hai potuto fare dato gli imprevisti, ti siedi e sei ansiosa, hai il mondo che ti crolla addosso, cosa ti fa una domanda, entri in crisi, entri nel pallone, riesci magari a spiccicare qualche parola, dici qualcosa che è insensato, magari che non c'entra nulla con quello che il professore ha spiegato a lezione e quindi la sua reazione è questa non sa nulla, aspetta che la boccio, insomma, un delirio totale. Quindi il problema proprio è che ti mancano questi aspetti qui. Questi aspetti qui vanno implementati, vanno sicuramente ragionati, vanno imparati. Due dei quattro moduli del programma Laurearsi Lavorando che io e Nicola abbiamo creato appositamente per chi studia e lavora, contiene proprio la gestione del tempo e la gestione dello studio, che si intende sostanzialmente l'organizzazione delle materie, dato il numero degli esami che vuoi dare e il tempo che hai a disposizione. Quindi se, insomma, ti lascio dei link qui sotto al video, se vuoi approfondire Laurearsi Lavorando sei libero di farlo. Quindi invece gli altri due moduli diciamo, si riferiscono al discorso mentalità, quindi avrai una mentalità sicuramente che è adibita e pensata per riuscire a resistere quantomeno alle pressioni che ti derivano dall'esterno, perché se sei una studentessa lavoratrice sicuramente ne hai già tra le persone che ti vogliono bene, figuriamoci quindi poi per chi ti vuole male. E poi la gestione delle relazioni, proprio perché chi studia e lavora spesso ha delle difficoltà a gestire le relazioni. Quindi, tornando agli strumenti pratici, cosa puoi fare tu in questa situazione concreta per cercare di dare il numero maggiore di esami possibile e poter studiare ogni singolo giorno la più grande mole di esami che insomma
è prevista dal tuo piano di studio. Allora, innanzitutto ti consiglio di studiare le materie più difficili la mattina. Questo perché in realtà è scientificamente provato che la mattina noi ci svegliamo abbiamo più energia, cioè non subito quando ci svegliamo, ma quando finiamo quella che viene può essere definita una routine mattutina, quindi ti apri gli occhi, ti svegli, insomma, prendi coscienza del mondo, bevi un bicchiere d'acqua, mangi, insomma, fai quello che fai. Vai in bagno, dopo una mezz'ora tu hai subito l'energia massima che tu puoi dedicare a quel progetto. Quindi sicuramente, dato che hai l'energia massima, ti puoi dedicare a delle cose difficili, cioè alle cose più difficili in assoluto, che altrimenti se avessi fatto, in altre porzioni della giornata, quantomeno sarebbero diventate davvero difficili da portare a termine. Infatti magari ti capita, non lo so, di studiare la sera, se sei uno studente lavoratore, magari questo ti è capitato comunque più volte, e vedi che comunque hai difficoltà, perché non è vera quella balla che ti hanno fatto, ti hanno spacciato per verità assoluta, per cui una persona ci sono persone che funzionano meglio la sera, ci sono persone che funzionano meglio il pomeriggio. No, sono tutte cazzate. L'energia è maggiore la mattina ed è si va esaurendo man mano e ci si stanca. Non è che poi ci si sveglia, non si tratta, non si è dei carburatori. Siamo delle persone che hanno maggiore energia la mattina e che poi si va sciupando nel corso della giornata. Quindi è totalmente così che funziona la produttività. Quindi, nel tuo caso, se tu devi studiare delle materie difficili, ovviamente ti conviene comunque di dedicarti a quelle più difficili la mattina. Una seconda cosa che ti posso dire, è quella di sfruttare i tempi morti. Cioè, se tu analizzi la tua giornata, ci saranno sicuramente delle pause, delle cose che tu in questo momento non stai sfruttando. Ti faccio un esempio. Se non guidi tu la mattina, ma c'è qualcuno che ti prende o c'è un mezzo che ti porta al lavoro, quei minuti possono essere sfruttati per lavorare, cioè scusami, per studiare, e non quindi per magari, che ne so, messaggiare o distrarsi o vedere un video divertente. Quello lo puoi fare durante la giornata quando sei stanco, non quando hai la mattina, hai quei 20 minuti che sono sacri e magari altri 20 minuti il pomeriggio quando torni da lavoro. Quindi hai 40 minuti al giorno, ma 40 minuti al giorno per studiare, se ti metti le cuffiette e ascolti qualcosa, sono davvero la fine del mondo. Tu dici, ok, ma cosa devo ascoltare? Perché, per esempio, non ho delle sbobinature da studiare. Ok, siccome magari studi la mattina, ok, la mattina leggi quello che studi, ripeti, ti registri e poi ti riascolti. In questo modo tu hai fatto, che ne so, hai fatto 15 pagine, 20 pagine la mattina, e riascolti nei 40 minuti successivi, e così stai ripassando quello che hai studiato la mattina, quindi vai a consolidare quello che sai. Questo è studio. Allora tu mi dirai, no, ma io la mattina in realtà non posso fare nulla, perché magari mi sveglio alle 7, ok? Ti sveglio un'ora prima. Mi sveglio alle 6, così ho mezz'ora in più, oppure perché non calcolo che dal tempo zero, cioè dalle 6, sei sveglio già alle 6 e mezza magari. E quindi quella mezz'ora in più, oppure mi sveglio ancora prima alle 5 e mezza, così alle 6 sono operativo. La fai facile tu, ma a che ora devo andare a letto? Devo andare a letto molto prima, un'ora e mezza prima. Il sonno non va sacrificato. Quindi se tu vai a letto all'una e ti svegli alle 7, non so come fai, perché già sono 6 ore, sono troppo poche. Ok, mettiamo che vai a letto a mezzanotte e ti svegli alle 7, vai a letto alle 10 e ti svegli alle 5. E tu mi dirai, ok, ma io studio la sera, non studierei più la sera perché. Per il principio che ci siamo detti poco fa, stai dedicando diciamo, allo studio la cacca delle tue energie, quindi tu devi svegliarti invece carico, studiare e poi andare al lavoro. Quindi tu ti svegli alle 5, dalle 5 alle 7 studi, quindi hai 2 ore, mettiamo 5 e mezza, quindi un'ora e mezza studi. In quell'ora e mezza leggi 20-25 pagine, quelle che sono, ti registri, ti riascolti nei tempi morti durante la giornata. Quindi come vedi ti ho messo sia lo studio che il ripasso durante la giornata che prima non avevi. Poi, per esempio, puoi tranquillamente applicare una strategia di organizzazione dello studio, per quanto riguarda l'organizzazione dello studio, che si chiama menu 2 diviso 2. Cioè, tu ad oggi probabilmente, se guardi all'esame, sai che per esempio ci sono 20 giorni. Ora, devi smettere di applicare quella tecnica, sicuramente lo fai o lo hai fatto in passato. Per cui dividi il numero di pagine per il numero di giorni, così sai che devi fare x pagine al giorno per x giorni. Se ti mancano, per esempio, 20 giorni all'esame, tu devi fare la tecnica meno 2, cosa ti dice? Di sottrarre 2, quindi sono 18, diviso 2,
e quindi sono 9 giorni. Tu devi cercare di prepararti in 9 giorni. Perché 9 giorni? Perché in realtà tu devi calcolare eventuali imprevisti che possono capitare, che possono mandare all'aria l'intera organizzazione del tuo studio. E tu non puoi permetterti, ovviamente, di che vada, cioè che tutto venga mandato all'aria. Di conseguenza devi assolutamente dare il massimo. Per cui la tecnica meno 2 diviso 2 si dice meno 2 diviso, cioè si chiama meno 2 diviso 2 perché i 2 giorni che sottrai sono quelli che tu devi prevedere per l'organizzazione. Quindi, per esempio, se tu devi andare a comprare una dispensa in copisteria per l'esame che vuoi preparare, oppure devi andare a trovare le domande d'esame o il libro di testo, ok, ci sono dei giorni, mettiamo 2, che comunque sono appunto pensati per l'organizzazione. Poi c'è meno 2 diviso 2 perché? Perché tu stai prevedendo gli imprevisti e quindi la possibilità che l'imprevisto manda all'aria totalmente l'organizzazione. E quindi queste strategie ti permettono di organizzare meglio la sessione. Se tu poi devi incastrare 3 materie insieme, ti consiglio di fare il conto della mole ovviamente complessiva che queste 3 materie comportano. E consigliando che comunque però tu non li debba dare a primo appello. Tu magari una la dai a primo appello, una a seconda e una a terzo, ok? Quindi hai diversi in realtà momenti di studio, nel senso che magari per una materia di 500 pagine hai 20 giorni, per un'altra materia di 1000 ne hai 40, per una materia di 800 ne hai 30. E quindi con questa tecnica applicata ad ogni singola materia per ogni singolo appello in cui la devi sostenere, ti permette di calcolare quanti giorni hai per la materia. E come quindi distribuire il carico di studio, dato che una materia sicuramente sarà più difficile di un'altra, e quindi puoi metterla la mattina piuttosto che magari il pomeriggio. Io credo di averti dato abbastanza spunti questo video di 12 minuti esatti in questo momento, sicuramente ti ha aperto gli occhi su diversi aspetti. Però, come ti dicevo, mi rinvio tutto al programma Laurearsi Lavorando. Laurearsi Lavorando è un programma online che tu puoi acquistare una sola volta. È organizzato in 4 moduli che ti permette comunque di avere una panoramica generale e completa sullo studio dell'università se sei uno studente lavoratore. Quindi, se sei uno studente lavoratore, mi raccomando, e vuoi far parte di una cerchia ristretta di studenti universitari lavoratori che riescono a ottenere risultati a laurearsi velocemente con voti alti, clicca qui sotto perché c'è un link fatto apposta per te e vai a vedere all'interno di Laurearsi Lavorando tutto l'ambaradan di concetti e cose che abbiamo messo all'interno. Io per oggi ti saluto e ti auguro tante belle cose, ti faccio tanti auguri. Ciao!